Non riconosceremo il risultato finché non saranno ricontati i voti. Questa è la dura reazione di Enrique Capriles, sconfitto ieri di misura da Nicolas Maduro alle presidenziali venezuelane. La distanza tra i due è di un solo punto percentuale. Il mese scorso la morte di Hugo Chavez, che designò lo stesso Maduro per la successione. Settimana decisiva per il Quirinale. Matteo Renzi boccia le candidature di Marini e Finocchiaro. La sfida sembra restringersi fra Amato e Prodi, ma il professore resta inviso al PDL, che continua a legare la partita del Colle a quella del governissimo. Oggi la convocazione del Parlamento in seduta comune. Giovedì la prima votazione. Garantisco l'impegno del governo per trovare nuove risorse. Così il ministro del lavoro Fornero rassicura sull'allarme lanciato ieri da Susanna Camusso circa l'esaurimento dei fondi per la CIG. A rischio 500.000 di italiani, aveva denunciato la leader della CGIL. Ha preso il via a Grosseto l'udienza preliminare per il processo sul naufragio della Costa Concordia all'isola del Giglio, con 32 vittime. In aula anche il comandante della nave, Francesco Schettino. Il mio assistito, scioccato e sofferente, ha detto uno dei suoi legali. 8 morti per slavine sulle Alpi in un weekend segnato dall'aumento delle temperature. Le ultime vittime in Val d'Aosta. Uno sciatore finito fuori pista è morto per ipotermia e un pescatore di trote sul torrente Lys è stato ucciso da una valanga. 1-1 Milan-Napoli, posticipo della 32esima di Serie A che si chiude stasera con Lazio-Juventus. Stesso risultato nel derby Genoa-Sampdoria. A Trieste l'Inter perde 2-0 col Cagliari. Blitz esterni di Roma e Udinese con Torino e Parma. Senta tutti Alonso, dominatore del Gran Premio di Cina davanti a Raikkonen e Hamilton. Gara perfetta, esulta il ferrarista. Imprendibile, ammette il leader mondiale Vettel, giunto quarto.